Festa natalizia per l'Ursus 1925, questa società presieduta da Fabio De Vincentis che si è riunita in un noto locale di Montesilvano per festeggiare questa stagione e per iniziare nel migliore dei modi quella che sta per iniziare. Un bilancio di questo primo scorcio di campionato che è andato sicuramente molto bene a vedere anche i risultati. Proprio prima della gara c'è stata la bella vittoria contro il Castellammare. La prima volta che io mi trovo in prima categoria da presidente, quindi le mie ambizioni erano di arrivare all'interno dei primi cinque. Oggi, con la vittoria di oggi, abbiamo consolidato il nostro terzo posto, quindi è un obiettivo che alla fin fine, se finisse oggi il campionato, è raggiunto. Quindi una bella cosa, chiudiamo l'anno quindi con una bella festa, ma più che altro ci aspettiamo che il 2013 possa essere migliore di quello del 2012. L'Ursus, ricordiamo, è tra le società pescaresi anche più antica della stessa Pescara Calcio perché risale al 1925. Tra poco la società compirà 90 anni e forse per quella data il presidente si vuole regalare qualcosina. Ma i regali sicuramente sono graditi, io cerco di impegnarmi al massimo e cerco di dare più professionalità possibile all'interno della società e all'interno del staff tecnico. Spero che nei prossimi anni ci sarà qualche traguardo da raggiungere, quindi che ce la facciamo. Siamo 87 anni di storia, una bella vita, quindi l'Ursus oggi come oggi può veramente puntare su un qualcosa di strutturato come società, con l'arrivo di tanti altri dirigenti che mi danno una grossa mano per costruire un Ursus sempre più importante. La società, anzi la società, la rosa della squadra si è notevolmente rinforzata dopo l'ultima sessione di mercato autunnale. Ma io su questo non so che dire perché, come dicevo prima, in questa categoria non ci sono mai stato, quindi non è che posso dire più bravo uno, più bravo l'altro. Mi devo fidare ciecamente di tutto quello che mi si dice dal direttore sportivo, dai tecnici, dalle persone a me vicine. Mi dicono che ci siamo rinforzati e questo mi fa piacere, più che altro mi lascia, diciamo, per l'anno prossimo ben sperare, che è la cosa più importante. L'Ursus avrà comunque diverse avversarie pericolose, le teramane soprattutto. Le teramane sono nettamente più strutturate di noi a livello di organico, è logico che loro avranno una marcia in più, noi dobbiamo stare là, cercare di giocarcela domenica dopo domenica e quindi stare fra i primi cinque. L'obiettivo è quello che avevo detto a inizio campionato, oggi mi ritengo soddisfatto di quello che abbiamo fatto, spero di continuare così e quindi che sia un anno 2013, come dicevo prima, altrettanto bello ma altrettanto importante. Messaggio infine per i ragazzi in vista del nuovo inizio dell'anno solare. I ragazzi lo sanno che alla fin fine, stando all'interno di una società di 87 anni di storia, qua a Pescara, si devono impegnare, devono arrivare agli obiettivi, devono essere e più quadrati possibili, come meglio dire, si potrebbe dire più professionisti possibile. Quello che possa essere, diciamo, la mia storia negli ultimi anni mi ha dato tanto la società dove stavo prima e quindi oggi come oggi questa professionalità la voglio ridare all'interno della mia società e quindi voglio che le cose si facciano un po' veramente per bene. Quindi pretendo in certi casi una professionalità superiore. Gianluca D'Onofrio e Gianloris Zingaro sono i meno giovani, diciamo così, di questa rosa dell'Ursus 1925 e spetta a loro fare da chioccia per i tanti giovani, soprattutto dopo le ultime partenze, l'età media si è ancora di più abbassata. È vero, Gianluca? Sì, sicuramente, anche se il presidente a me e Gianloris ci dice sempre che siamo dei fuoriquota, comunque è una cosa che ci piace e faremo della chioccia ai ragazzi perché la società anche in questo periodo di riparazione ha preso dei ragazzi molto giovani e interessanti e spetta a noi farli crescere.
Gialloris si lamentava scherzosamente che nonostante la loro età non più verdissima aspetta comunque sempre a loro fare il lavoro sporco e più duro. Ma questo è un dovere di mio e di Gianluca, in quanto essendo i più anziani e più esperti tra virgolette abbiamo questo dovere e lo dobbiamo sia alla società che ai ragazzi. Avere una squadra giovane ha parecchi vantaggi, ma può avere anche lo svantaggio del fatto che a volte non avvertono l'importanza di quello che si sta facendo, quindi per vincere, per raggiungere risultati ci vogliono sacrifici e il nostro compito è quello di fargli capire prima quello che la forza che si deve avere dentro per raggiungere dei risultati. E ripeto, bisogna sacrificarsi tutti quanti insieme, noi in primis, perché essendo, ripeto, i più anziani dobbiamo dare l'esempio sempre in tutto. Gianluca ultimamente si sta un po' risparmiando? Sì, e devo ringraziare i miei compagni di squadra che stanno facendo un ottimo campionato. Comunque speriamo di rientrare il più presto possibile perché stare fuori si soffre.